sono Paola e io sono Bea e oggi parleremo della preposizione da che tutti conosciamo. L'uso di questa preposizione è abbastanza complesso, quindi oggi ci centreremo solo sugli usi più frequenti. Questa preposizione ha principalmente un significato di movimento a partire da un punto reale o immaginario. In primo luogo, può esprimere origine o provenienza da un luogo. Arrivo stasera da Roma. Torno da scuola. In secondo luogo, può esprimere unione, in particolare il movimento verso una persona o stato in luogo. Vado a studiare da Marta. Pure si usa con i nomi di alcuni negozi quando questi si riferiscono direttamente alla persona che lavora in quel negozio. Vado dal tabaccaio. Vado dal giornalaio. Da un'altra parte, questa preposizione anche si usa per esprimere separazione da qualcosa o da qualcuno, oppure allontanamento da un luogo. L'università è molto lontana da casa mia. Può avere anche un valore temporale e si riferisce a un punto di partenza o di origine nel tempo. Abito a Peruzia da 2 anni. Che lavoro vuoi fare da grande? Nonostante, si usa anche con alcuni verbi, come per esempio difendersi da, dipendere da qualcuno, tradurre da. Per ultimo, bisogna dire che in italiano la preposizione da si usa anche nella costruzione indefinito qualcosa più da più verbo all'infinito. Niente da mangiare, che in spagnolo sarebbe nada para comer. Volete qualcosa da bere? Che in spagnolo sarebbe ¿Queréis algo de beber? Fino a qui l'uso della preposizione da e speriamo che vi sia stato di molto aiuto. Buona giornata!